motivo. Io vi chiedo una cosa sola, semplicemente, io vi chiedo solo rispetto, ma per voi stessi, ok? Perché spesso e volentieri molti di voi o si lasciano andare o non hanno rispetto per se stessi. Quello che vi chiedo io è di avere rispetto per voi stessi, perché la vita è la vostra, come ho detto preside prima, al momento è unico. Voi frequenterete ancora per 4-5 anni questa scuola qua, vi auguro non di più, il minimo indispensabile. Però insomma poi inizierà un altro percorso vostro. Allora, questo momento lo sfruttato, meglio lo sfruttate e meglio è per tutto il resto della comunità a cui faceva prima riferimento il prete. Questa è la vostra comunità, usciti di qua, quindi finite le 5 ore canoniche o 5 sono. No, sono 6. Da 5 giorni a settimana. Peggio per voi. 6 ore canoniche, fate parte di un'altra comunità a cui dovete dare il vostro apporto, perché già la vostra generazione è più sfortunata di altre. Se voi non vi mettete nelle condizioni per avere tutti i numeri, per dettare un po' di legge anche in questo mondo qua, guardate che poi ci sono problemi, uno se ne rende conto dopo. Allora, visto che già, io vorrei dire la nostra generazione, però purtroppo ci passiamo, iniziamo a passarci, quanti anni abbiamo? 14, 15, 16, ecco, iniziamo a passarci 14 anni, vabbè, diciamo la nostra generazione per esempio, è un po' più giovane, è un po' più sfortunata, o tiriamo fuori i numeri, io so che ce l'avete, perché ogni tanto nel passato mi è capitato di passare alle scuole medie, eccetera, e ci sono dei ragazzi che li vedete che hanno proprio una grinta diversa rispetto ad altri, no? C'è la voglia di arrivare, la voglia di farcela, qui la si esprime in diversi modi, a volte, e purtroppo spesso sono sbagliati, però se riuscite a canalizzarli nel modo più corretto, guardate che riuscite di sicuro, riuscirete nella vostra vita, però dovete dimostrarlo da qua, quindi con attenzione, con rispetto per voi stessi, perché se voi non studiate, e non vi dico di studiare, essere delle eccellenze, per carità, ma studiate con un po' di criterio, non serve tantissimo sforzo. Se non avete rispetto per gli insegnanti, per la struttura, già si inizia a sei male. E questo vuol dire non avere rispetto per voi stessi, perché la vita poi fondamentalmente è la vostra. E, come ho già detto da un'altra parte, nessuno vi aiuta. Quindi dovete farcela con le vostre cose. Se riuscite a mettere in campo, bene, questa struttura qua vi dà delle possibilità, i vostri insegnanti vi possono dare delle possibilità, delle conoscenze, il preside senz'altro una spalla a cui vi potete appoggiare, e se proprio non sapete a che fare riferimento, vedete, eventualmente anche da noi che in un modo o nell'altro vi aiuteremo. La paternale per quest'anno ve l'ho fatta, grazie per esserci tolto il cappello. È una regola del signor. Quindi secondo me ci vedremo anche durante il corso dell'anno. Se avete qualche progetto, se avete qualche idea da sviluppare, anche la più strana che vi venga in mente, senza problemi venite, ce la raccontate e se si riesce la portiamo avanti con voi. Come? O venite in comune oppure semplicemente venite a prendere, mi chiama. Oh, mi mandate una mail su Facebook, mi scrivono che ci sono buche ovunque, potete scrivere qualcosa di più interessante voi, senz'altro, quindi va bene così. Grazie sindaco.